Teatro Alfieri di Castelnuovo, gremito in ogni ordine di posti per il saggio di danza della palestra Judo Club di Fornaci, quest'anno eseguito in collaborazione con l'associazione Comete di Castelnuovo Garfagnana, che si dedica ad aiutare il prossimo affrontando con delicatezza le necessità della Valle del Serchio. La serata è iniziata con Marco e Michele, voci e chitarre, che hanno interpretato il brano di Claudio Baglioni, Strada facendo. E sentirai la strada far battere il tuo cuore, vedrai l'amore, vedrai. E poi due ore di musica e ballo che non hanno dato tregua al pubblico del Teatro Alfieri. Una serata davvero spettacolare che ha visto il coinvolgimento di tante ragazze di età compresa tra i 16 e i 18 anni, bravissime interpreti delle coreografie preparate con cura dalle professoresse Lara Barbi e Lucia Lucchesi. Alla fine grande soddisfazione da parte del presidente del Judo Club Fornaci, Ivano Carlesi. Siamo qui a Castelnuovo Garfagnana, in un bellissimo teatro, dove evidentemente la nostra associazione, in collaborazione con l'associazione Come Te di Castelnuovo Garfagnana, insieme cerchiamo di dare una mano a tutti coloro che hanno bisogno. Grande emozione anche per il presidente di Comete, Michele Raffaelli. Una serata bellissima, un'emozione fortissima. Vedere il teatro così pieno è stato veramente un colpo, come ho detto, sul palco. Quindi ringraziamo tutti, per noi è un motivo di orgoglio anche questa occasione, speriamo ce ne siano altre. Silvia Bianchini spiega chi andrà il ricavato della serata. Questa serata è dedicata a una bambina della valle. Come noi siamo soliti fare, generalmente ci avviciniamo a problematiche di persone, di famiglie, di bambini della nostra zona, e anche questa serata è dedicata proprio a una bambina di Fornaci, che è la zona dalla quale vengono tutti questi bravi artisti di stasera. Un servizio più ampio sulla serata al Teatro Alfieri lo potrete vedere sabato prossimo nella nuova puntata della trasmissione I colori del Serchio di Abramo Rossi.